Con Marco Turco, regista del documentario La generazione perduta, in proiezione a Roma, Cinema Nuovo Sacher, lunedì 27 marzo 2023. Ben trovato. Buongiorno a tutti. Questo Raccontaci di questo lavoro. lavoro nasce sulla spinta della mia passione, per non dire ossessione, degli anni 70. Quasi tutti i miei film raccontano gli anni 70, che è un po' la mia generazione. E dopo aver raccontato Basaglia, il terrorismo, Rino Gaetano e tante altre cose, rimaneva la parte forse più dura da raccontare, che era una generazione che si è perduta nell'eroina, in quel tragico fenomeno che a metà degli anni 70 esplode in Italia, ma non solo, e che porta alla morte, ma anche alla distruzione psicologica di veramente una grossa parte di quella generazione, che peraltro era forse l'ultima generazione che aveva la certezza di poter cambiare il mondo, una generazione che era piena di ideali e di voglia di cambiamento e che purtroppo in qualche modo si è persa una parte nel terrorismo, una parte nel riflusso e ahimè una parte nell'eroina. Come nasce tutto il progetto del film? Come dicevo, nasce soprattutto da questa mia esigenza di raccontare questa storia dell'eroina, anche perché molti miei amici ne sono morti. In realtà all'inizio si pensava di fare un lavoro più di inchiesta, cioè di raccontare l'operazione Blue Moon. Questa operazione Blue Moon è una specie di leggenda di cui si narra, per la quale, come d'altronde era successo in America con alcune operazioni di mind control della CIA, che in quel caso aveva inondato i campus americani dove serveva la contestazione del 68, erano stati inondati di LSD. In Italia si parla di questa operazione Blue Moon in un report dei carabinieri, ed è l'unica fonte che parla di questa operazione Blue Moon, dove anche lì si dice di inondare le università, il movimento di contestazione italiano di LSD. In realtà in Italia il fenomeno dell'LSD è stato sempre molto limitato, vero dramma fu l'eroina. E lì però ci siamo resi conto che, a parte questo report dei carabinieri, non c'erano altre informazioni che confermassero questa versione. E quello che veniva fuori era che l'eroina era stata un'operazione vietata e, come sempre, lungimirante della mafia, che aveva capito che con l'eroina si potevano fare i soldi e che andava a finire appunto in un mercato di giovani che cominciavano allora ad avere questa relazione con le droghe, soprattutto le droghe leggere, al punto tale che a un certo punto la mafia decide di far sparire le droghe leggere, poco remunerative dal loro punto di vista, e invade il mercato con l'eroina. Quindi eravamo partiti da questo. Poi, nel corso di questa ricerca, io mi sono fondato nella visione di tutti i materiali di repertorio alle teche RAI, e c'è tanto materiale, cosa che la RAI, ahimè, non fa più, ma allora faceva, proprio tante inchieste sul mondo dell'eroina. E lì ho capito che c'era tanto materiale per farne un film. Alla fine abbiamo trovato un personaggio che in qualche modo rappresentava nella sua persona, appunto, nella sua storia, questo fenomeno, che era Carlo Rivolta, un cronista di Repubblica, che Scalfari si era accalappiato appena Repubblica aveva iniziato le sue pubblicazioni nel 76, e lo aveva preso perché Carlo Rivolta era uno dei giovani del movimento, quindi era quello che per il giornale raccontava da di dentro il movimento del 77. Carlo Rivolta era un cronista d'eccellenza, molto curioso, e parallelamente alle inchieste e agli articoli politici, chiamiamoli così, sul movimento del 77, comincia a fare una serie di inchieste sull'eroina nelle periferie di Roma, e lì scopre questo mondo. Però, ahimè, ci finisce dentro, nel senso che, come i bravi giornalisti, vuole verificare quello su cui sta indagando, comincia a provare l'eroina e tutto ci finisce dentro, e a 32 anni muore a causa di questo. A proposito di paralleli, è comunque assodato che l'immissione nei ghetti urbani, soprattutto afroamericani, fu un'operazione repressiva scientifica. Assolutamente sì, quella è provata fin dai tempi di Clinton, che furono desecretati molti dei documenti della CIA. Quello è documentato, cioè la CIA immise l'LSD nei campus
al solo scopo di fiaccare la contestazione che quegli anni riguardava il Vietnam, ma riguardava in generale il grande movimento di contestazione del 68. In Italia questo discorso non si può fare, a meno che a un certo punto anche qui usciranno. Però, come dicevo prima, il problema è che gli americani parlano sempre di LSD, invece in Italia il problema grosso è stata l'eroina, non l'LSD. Comunque dei paralleli ci sono. Quello che si può dire di responsabilità istituzionali più che una strategia pensata a tavolino per distruggere questi movimenti, possiamo dire invece che da una parte c'era una enorme ignoranza del fenomeno, per cui la marijuana e l'hashish venivano accomunate all'eroina, c'erano molti più arresti per hashish che per eroina. Uno poteva finire dentro con un grammo di hashish e starci dentro anche un anno in galera, quindi questa cosa ovviamente spingeva, non volendo, a dirigersi verso l'eroina. E l'altra cosa era che nessuno conosceva questo fenomeno. Noi abbiamo incontrato anche Cancrini, che è uno psichiatra che si è sempre occupato di questo, tant'è che nel 75 si occupò anche della legge che venne promulgata, che per la prima volta distingueva le droghe leggere dalle droghe pesanti. Ma lo stesso Cancrini ci dice che loro a quei tempi non sapevano niente, non sapevano che cos'era una crisi d'astinenza, non sapevano che cos'era un'overdose, non avevano idea di come si potevano disintossicare i primi tossicodipendenti. Come lo hai strutturato il lavoro? Si basa su alcune interviste di testimoni che l'hanno conosciuto da vicino, ma soprattutto il racconto è fatto attraverso gli articoli di Carlo, tutti gli articoli che ha scritto per Repubblica prima e per Lotta Continua poi, e con una grande fortuna, proprio mentre stavamo finendo il montaggio, a casa dello zio, uno degli intervistati, è venuto fuori uno scatolone dove c'erano tante cose di Carlo e dove c'erano i suoi diari. E lì abbiamo avuto la possibilità di raccontarlo dal di dentro, come si racconta uno quando scrive il suo diario, di raccontare le sue crisi di dipendenza, il suo bisogno, la sua scimmia, come la chiama lui. Si dice scimmia quando hai la necessità di rifornirti, di farti. E quindi tutto il racconto si snoda come una testimonianza, tra l'altro la voce di Carlo Rivolta l'ha data Claudio Santamaria, e quindi è un racconto in soggettiva, è tutto visto dal suo punto di vista, tutto visto dal punto di vista di uno che questo problema dell'eroina lo vive sulla propria pelle, pur essendone molto consapevole, perché Carlo era uno dei pochi che aveva capito che cosa stava succedendo. Che scelta distributiva stai facendo? Il film è stato prodotto dalla Mir Cinematografica con Rai Cinema e l'Istituto Luce, che si occuperà della distribuzione. Lunedì facciamo questa anteprima al nuovo Sacher. Nanni ha visto il film, l'ha amato e quindi ci ha invitato a fare questa anteprima al nuovo Sacher. Dopodiché verrà distribuito nelle sale, ovviamente come sono le distribuzioni dei documentari, un paio di giorni qua, un paio di giorni là, ma casomai appunto noi cercheremo di tenere informati su questo, ma anche sui vari siti del Luce o della Mir Cinematografica si potranno trovare le informazioni per le varie date in tutta Italia. Un'ultima curiosità, che impressioni ne hai ricavato dallo studio? Mi ha molto colpito, sono contento che mi fai questa domanda, perché io ho sempre avuto una sorta di resistenza proprio mia, personale, sia nei confronti degli alcolizzati che nei confronti dei tossici. Appunto io sono di quegli anni, sono della generazione degli anni 70, avevo amici e comunque le strade erano piene. Io rispetto a queste persone, anche a quelli appunto con i quali ero amico, nel momento in cui diventavano tossici mi ritraevo, avevo quasi una sorta di paura, di diffidenza, non mi faceva star bene il loro modo di essere. Con questo lavoro, e come dicevo prima, essendomi messo dal punto di vista di uno di loro, dal punto di vista di Carlo Rivolta, mi sono avvicinato di più, ho capito tante cose che allora non avevo capito, che rifiutavo in modo un po' ideologico, e appunto quando poi ti cali nelle cose, quando poi conosci a fondo le cose, il tuo atteggiamento cambia, e per la prima volta ho sentito che c'era da parte mia una profonda comprensione per chi si è ritrovato a fare una scelta che non è una scelta, che è una scelta imposta, insomma.
il documentario La generazione perduta in proiezione a Roma, Cinema Nuovo Sacher, lunedì 27 marzo 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Marco Turco. A presto! Grazie a voi, a presto!